Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi analizzeremo un filato misto lana e alpaca e quindi tutto ciò fa già presagire che parleremo di un filato sicuramente di grande qualità. Ma pensate se a questo filato venissero aggiunte anche delle micro perline sferiche. Sicuramente oltre alla qualità ci sarebbe anche tanto stile. Analizziamo quindi insieme il Presley Evo. E vediamolo allora questo stupendo filato, le perline possono già intravedersi, ma andiamo per gradi. Allora, il Presley Evo si presenta così, in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 120 metri ed è composto per l'8% lana, 21% super fine alpaca, 24% poliacrilico, 10% poliamide e 37% poliestere, per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 6-7 oppure dei ferri 5-6. Ma vediamole queste perline sferiche, davvero molto delicate, sapientemente infilate nella fibra, che daranno un tocco davvero esclusivo senza avere poi nessuna controindicazione per il comfort e per il lavaggio. A proposito di lavaggio, consigliamo sicuramente di lavare a mano i capi che realizzerete. È possibile riporre ad asciugare la creazione in una posizione piana, lontana da fonti di calore e non nella centrifuga. È possibile stirare il vostro capo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, ovviamente sempre apponendo un tessuto, un panno nella parte superiore come protezione. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, e non è possibile candeggiarlo. Guardiamole queste magnifiche perline, le vedete? Poi sono tutte nella maggior parte dei colori a contrasto, comunque molto evidenti. E vediamo allora i colori del Presley Evo e analizziamo nel dettaglio ogni singola perlina. La variante di colore che abbiamo visionato finora è questa, vale a dire il Presley Evo Blu, in cui notiamo queste perline color lime che davvero ben esaltano questo colore così scuro. Questo che invece vediamo qui è il Presley Evo Cipria, ovviamente, ma come potete vedere, lo vediamo ancora meglio sul nostro telino, ci sono delle perline, diciamo, color bronzo, che quindi rendono il filato davvero ancora più delicato, ma allo stesso tempo anche esclusivo proprio per la presenza di queste perline. Questo invece è il Presley Evo Panna, davvero molto glamour e molto chic, messo in risalto da queste perline sferiche color bronzo anch'esse, che sicuramente accontenteranno i gusti, quelli più classici e più sofisticati. E parlando di glamour e quindi di eleganza, ovviamente nella gamma di colori del Presley Evo non poteva mancare questo, un classico nero. Questa volta però le perline sferiche sono proprio di un tono su tono, vale a dire nero. Qualità, e quando parliamo del Presley Evo, come abbiamo visto, di qualità ce n'è davvero tantissima. A cominciare proprio dall'alpaca, che pensate, alpaca super fine e non è pretrattata. Questo cosa significa? Che nel momento in cui farete i primi lavaggi, seguendo appunto le indicazioni che abbiamo detto precedentemente, queste fibre davvero prenderanno vita ed esploderanno. Meglio ancora se con un goccio di ammorbidente, oppure per chi non lo gradisse, anche un tappo di shampoo, ad esempio il Johnson Baby. È un 100% made in Italy e questo non va mai dato per scontato, soprattutto con il prezzo che viene presentato proprio da Tessiland. Consigliamo di lavorare il Presley Evo con una mano, comunque dei punti non molto stretti, in modo tale che possa davvero prendere vita e scivolare addosso insieme alle sue meravigliose perline. Uno spunto infatti dell'effetto che potrebbe dare, di come letteralmente potrebbe scivolare addosso, è ad esempio la Stola Chantal della Fata Tuttofare, in cui ho utilizzato proprio il Presley Evo Cipria. Ma sono tante le creazioni che si possono realizzare con questo filato, a cominciare da poncho, sciarpe, cardigan o maglioncini. Un filato che aggiunge qualità e stile e li fonde insieme, creando qualcosa davvero di esclusivo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!